Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Domenica 25 settembre alle ore 16, presso l'associazione Voghere di via Cavallotti 16, si terrà un reading di poesia contemporanea intitolato Il giardino dei poeti. Di che cosa si tratta? Ma è un'idea che nasce un po' di tempo fa. Abbiamo avuto già due incontri di poesia nella nostra associazione con due poeti che sono anche proprio nostri amici molto vicini a Vogherae. Sono Candido Meardi, ex dirigente scolastico molto noto e amato in città, e Gianfranco Isetta di Castelnuovo. Sono poeti di valore che hanno pubblicato testi importanti, che hanno ricevuto premi significativi e sono inseriti in antologie di poesia contemporanea. Un altro nome da citare, molto noto, è una persona anche molto direi meritoria nel nostro territorio, è Claudio Bianchi, che organizza ogni due anni un concorso Pensieri e Parole d'Oltrepò, un concorso di poesia, poeta lui stesso e uno, insieme a me, a Isetta e a Meardi, uno dei promotori dell'iniziativa. Lo devo anche ringraziare per avermi di nuovo invitata ad essere giurato nel concorso appunto Pensieri e Parole d'Oltrepò. Quindi sono già tre poeti significativi della nostra zona che hanno dato insieme a noi, insieme a Vogherae, l'impulso all'organizzazione di questa giornata, che quindi ha le sue radici un po' nella primavera scorsa, insomma in questi incontri che abbiamo organizzato. Un'altra tappa importante è stata quest'estate, in agosto, a Pian del Poggio, dove appunto Gianfranco Isetta ha organizzato un reading poetico a cui mi ha invitato. Sono stata molto felice di partecipare a questa iniziativa in un posto bellissimo e ho avuto la fortuna di conoscere Alessandra Paganardi, poetessa milanese che sarà con noi domenica, Angelo Lumelli, che è un po' forse il decano dei poeti che avremo tra di noi e unanimemente ritenuto come maestro da tutti gli altri. Anche Lumelli è del nostro territorio, vive a Monperone. Quindi c'è un intreccio di poeti di valore, di qualità. Ne cito altri, a qualcuno che abbiamo conosciuto come Raffaele Floris, che è stato nostro ospite, Wanda Guaraglia, Marco Maggi, Mauro Ferrari, anche editore oltre che poeta. Ecco, sono tutte figure interessanti e significative del panorama della poesia contemporanea a livello nazionale, perché hanno tutti avuto riconoscimenti in concorsi non locali ma di carattere nazionale. Non li ho citati tutti, ma la Locandina Eric effettivamente di nomi, per cui di nomi, sì, perché proprio per conoscenza c'è stata una specie di passaparola poetico e per fortuna tutti hanno accettato il nostro invito. Ecco, l'evento si svolgerà nel pomeriggio, corretto? Sì, nel pomeriggio, in giardino se il tempo lo permetterà, se no in sede, ma noi confidiamo nel sole. Ecco, e poi c'è una cosa a cui tengo particolarmente, cioè l'evento vero e proprio con i poeti, quelli che Montale chiamerebbe i poeti laureati, inizia alle 16. Ma prima abbiamo un'ora dedicata ai poeti nuovi, cioè agli inediti, a chi si cimenta in segreto con la poesia. So che ci sono tante persone che scrivono poesie e che forse avrebbero piacere di leggerle, ma sono timide di condividerle con gli altri, ma sono timide e non hanno il coraggio. Abbiamo voluto creare uno spazio del coraggio dei poeti, insomma, quindi dalle 3 alle 4 sarà possibile arrivare. Molti si sono iscritti, ci hanno avvisato, hanno mandato i testi molto correttamente, e leggere e condividere col pubblico le proprie poesie. Ecco, direi che in un momento in cui si parla così di inaridimento, di crisi di valori, eccetera, aprire le porte alla poesia è aprire le porte alla speranza. Assolutamente. Ricordiamo che chi volesse iscriversi o inviare un testo può farlo fino a sabato 24 inviando una mail a info@vogherae.it. Grazie mille. Grazie a voi. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.